in un momento in cui, per la prima volta nella storia politica di Guardavalle, non è più il primo partito. Ha pressoché perso un terzo e più del suo elettorato tradizionale. Questo è quanto è successo lo scorso 4 marzo, 2 mesi fa. Fenomeno non solo nel nostro paese, ma comprensoriale, provinciale, regionale e perfino nazionale. Ciò avrebbe dovuto portare a più miti consigli, a riflessioni più accurate, tenendo presente il termine della politica inteso nel senso che noi vogliamo dare. Invece di gonfiare il petto, parlare alla pancia e difatti predicare un populismo becero, di basso profilo, non adatto alla storia della sinistra. Mi domando, e in tanti se lo domandano, come mai questa deriva e questo scadimento? Nicola Marino prima diceva, come mai loro non si domandano perché il gruppo che fa capo a Nicola Marino, perché io e perché tanti si sono allontanati, così come si sono allontanati a livello nazionale. Mi domando, e in tanti se lo domandano, come mai questa deriva e questo scadimento, questo scendere così in basso, che non fa parte della nostra tradizione politica della sinistra. Ieri, dicevo, sono stati messi in atto discussioni, interventi degli esponenti della lista numero 2 con lo sguardo rivolto al passato, cercando di rincorrere contraddizioni degli altri, senza minimamente guardare al proprio interno, con supponenza politica e abbondante presunzione politica. Sono stato preso di mira, additato personalmente, stigmatizzato fino alla denigrazione, tradimento. Guardate, tradimento conosciamo tutti qual è il tradimento tipico, è colui che fa una cosa, non la dice, tradisce e poi lo nega. Questo non è avvenuto a me, forse è successo in quella lista, non ne avrei voluto parlare di questo perché è un fatto vecchio che forse non interessa più nessuno e non interessa nemmeno me, né interessa. Nello stesso tempo, al tradimento che io ho fatto, sottovoce e ipocritamente succedevano, nell'assoluta necessità, parlavano, complottavano di mettermi da parte, come se io avessi chiesto chissà che cosa. Tra l'altro hanno pubblicato che io devo a tutti i costi fare il sindaco sempre, insomma, cosa che nell'ultima consigliatura, nell'ultima volta che sono stato sindaco, io già, non dico un anno, ma 7 o 8 mesi prima, riunendo il mio direttivo, gli ho detto, guardate, cerchiamo di trovare la soluzione perché io il sindaco non intendo farlo più. L'avevo detto con tempo, con tempo. Rottamazione, qualcuno ha parlato, bisogna fare rottamazione, bisogna rinnovare. Io sono abituato a parlare, per la mia storia politica, di rinnovamento nella continuità. È questo che deve succedere in politica, non la rottamazione. Perché la rottamazione è un termine così brutto, così negativo, che ha inventato il capo del partito di cui io ho fatto parte.
si è detto: quando arriva il tempo delle elezioni gli prende la febbre, gli succede qualcosa in testa, vuole ad ogni costo candidarsi a sindaco, vuole comandare. Io ringrazio Toto Coscia di aver detto quello che è successo nella nostra lista. Nel 2013 il segretario sa come sono andate le cose, non mi dilungo, e invece di far dire bugie e stupidaggini dovrebbe essere garante, perché è segretario di quel partito. Adesso io ho trovato spazio con i nemici, perché da noi le porte erano chiuse. Vogliono cacciarmi da sindaco, grida il candidato ancora attuale, come se non qua la politica stiamo facendo per dirimere di questi problemi che io ritengo non necessariamente importanti per la popolazione. Ha dimenticato la propria storia, la propria militanza. A me, vedete, quel partito a cui io ho dedicato parte della mia vita, gran parte della mia vita, parte delle mie